Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro il collegamento di un cavo dati a delle spine adattatori per copri spine. Io ho la valigetta completa, ma di solito si usa questa pinzetta che ha come coltello dentro le spine, il copre spine, pinze, il controllo per il cavo di testa. Non troppo, si spegnono tutti i cavi e non va bene. Ok, sia con uno sia con l'altro. Poi questo è di categoria 6. Togliere la carta stagnola in alto. Togliere plastica, il filo bianco di stoffa, credo, il filo di rame serve per aprire il cavo in maniera più facile e dividere arancione, verde, blu, marrone. Questo è per il separatore. Con una forbice si può tagliare. Una volta inserito tutti i cavi dentro alla spina, stringete con la pinza. Ora messi fino in fondo, poi schiacciate con la pinza. Una volta finito, io mi sono anche lo scotch isolante per tenerlo più resistente, per non spaccare spine quando stacco le spine dati del muro colpo. Okay. Ok, cavo collegato. Collegato. Il computer con il mouse. Spero che si sia capito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!